Mercoledì 6 febbraio 2019, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12:31 minuti in questo istante, una nuova puntata del nostro consueto appuntamento del mezzogiorno per raccontarvi un po' Milano, la città metropolitana, quello che succede a Milano. E cosa succede oggi? Beh, questa sera si apre una nuova mostra, si inaugura un vernissage di una nuova mostra targata Eva Amos, e infatti l'abbiamo qui con noi ospite in studio. Buongiorno Eva, benvenuta, bentornata. Buongiorno Fabio. E insieme a te Daniela Balzaretti, l'artista appunto di cui questa sera tu aprirai e insomma proporrai le sue opere. La sua prima mostra personale. La prima mostra personale la prima. Di Daniela, ma perfetto. Ma in generale la prima o...? Proprio in generale la prima. Capito, è partito bene. Bene. Come sempre Eva insomma riesce a scovare questi artisti che rimangono fino a quel momento chiusi nel proprio... Nascosti. Una volta si diceva chiusi nella propria cameretta, adesso direi chiusi nel proprio profilo Instagram, molto probabilmente, sì. Giusto? Infatti. E poi insomma trovate lo spazio come sempre. Allora raccontaci un po' Eva, cosa possiamo aspettarci questa sera. Allora stasera inauguriamo la prima mostra personale di Daniela Balzaretti, un'artista torinese che abita abbastanza vicino a Milano, e come sappiamo bene Milano è una città che offre tantissimo agli artisti, ai giovani artisti emergenti, e la mostra si intitola Piena di Grazia e vediamo tantissimi corpi femminili nudi, ok, che ci piacciono molto. E ti ricordi la mostra che abbiamo fatto, la mia mostra personale che è stata dedicata a Desiderio, anche lì è un contesto diciamo più o meno simile a questo che vediamo stasera. Abbiamo qualche immagine già che ci fanno vedere, mentre oggi state allestendo la mostra, siamo venuti a sbirciare un attimino, infatti vediamo già, si intravede qualche opera. Sì, e poi abbiamo, questa volta abbiamo giocato un po' con allestimento, e abbiamo appeso un po' in una maniera molto interessante e creativa, e proprio in mezzo. Secondo me è una bella mostra che bisogna vedere sempre dal vivo, cioè mi consiglio di passare, fare un salto stasera. Dalle 19 nello spazio Ars, via Bernabò, privata Bernabò Visconti 13, dalle 19. Perfetto. Abbiamo visto appunto Piena di Grazia, si vede anche nella locandina questo corpo femminile appunto che richiama un po' le tue opere. Com'è questa ispirazione e da cosa deriva questa tua vocazione? Io in realtà ho fatto tutt'altro nella vita, cioè ho studiato giurisprudenza, mi sono laureata in giurisprudenza, e in realtà il desiderio di dipingere nasce più che altro da qualcosa di molto istintivo e che ha molto a che fare con le mie vicissitudini più personali, quindi dalla malattia di mia mamma, dalla sua scomparsa. È una malattia in realtà molto lunga e insomma in quel periodo, un po' come penso sappiano anche le persone che hanno avuto un parente che è stato molto male, è stato un po' come essere risucchiati in un buco nero, per cui in qualche modo tanti aspetti della mia personalità si sono un po' dovuti quasi fermare, diciamo, si sono irrigiditi un po' come nel freddo, e poi piano piano è stato come una rinascita, come un po' un ritorno, come una primavera, quindi poco per volta ci sono stati l'elaborazione del lutto, della perdita, della malattia stessa, e a poco varie parti di me sono tornate un po' alla ribalta, e così la pittura, ecco, quindi... Infatti, perché io, da quel poco che ho visto, l'ho sbirciato così, nelle tue opere non si vede minimamente invece la fine di qualcosa, ma si vede l'inizio di qualcosa. Sì. Soprattutto, ad esempio, nell'utilizzo dei colori, cioè ho visto colori molto accesi, molto vivi, questa grazia appunto nel corpo femminile, che immagino che invece la malattia abbia magari anche distrutto molto. In certa maniera. Infatti, ecco, questa cosa qui, io non so, gli ultimi momenti, gli ultimi giorni di mia mamma, io li ho vissuti molto vicino a lei, e in realtà io le dicevo che era bellissima, no? Perché di per sé la bellezza è qualcosa che qualcosa inferiore. Sì, è qualcosa che poi risplende, e allo stesso tempo anche, non so, di solito si associa al Piena di Grazia, un appellativo appunto dedicato alla Madonna, no? E
invece appunto mi piaceva anche l'idea di legarlo, la Madonna dopo tutto è una donna e quindi anche ha un aspetto più carnale, più corporeo proprio, no? Quindi un po' riprendere anche possesso del proprio corpo, che ogni corpo è differente, ogni corpo è bello di per sé e non è più, come dire, c'è sempre uno stereotipo e quindi ogni corpo ha una sua trasformazione, con una sua luce. Poi sì, sono molto colorati, però in realtà il colore, è, come dicevo appunto, ha un'altra artista che ho conosciuto prima, che mi ha aiutato tantissimo nell'esposizione, sì. Ecco, nell'allestimento, che io parto sempre in realtà da una tela completamente nera, cioè io coloro la tela prima di nero, aspetto un po' finché non mi parla e poi vado ad aggiungere i colori e finché non viene quello che deve uscire, insomma. Abbiamo visto appunto tanti corpi femminili, tanta grazia appunto nelle immagini che tu vai a riprodurre. C'è una autoreferenzialità in alcuni quadri? Moltissima. Ti ispiri invece a delle modelle? No. Hai delle modelle che sposano per te? Come funziona in quel caso? No, in realtà io dico spesso che sono a specchio, infatti sono letteralmente a specchio, cioè per moltissimi aspetti io proprio mi metto davanti allo specchio e, come dire, guardo. E questo è anche un lavoro sul proprio corpo, che secondo me oggi potrebbe essere, cioè è molto importante, è proprio vedere il proprio corpo e... È molto interessante questa cosa, Eva, perché avviene nel momento in cui anche tu ti sei messa a fare i quadri ritraenti il corpo femminile, una cosa che prima non facevi. Cosa sta succedendo? Non lo è so. È un movimento, ma, questa, ma questa secondo me, vostra... ma secondo me questa idea sta... Diventando donne mature per quello. No, allora praticamente, cioè... Molte persone fanno i selfie, ma è una cosa veramente stupida e inutile, però io ogni tanto la faccio. Vabbè, ti fa almeno 18 al giorno. No, ma... L'ha appena fatto, non me ne dare in diretta. È la cosa più bella, secondo me, a fare autoritratti, cioè cioè i selfie... Sì. Con pennello, capito? Sì. Non con ok. Prima magari fai preparazione con la foto, un selfie, e poi questo selfie usi con come lo spunto per il prossimo con un quadro che dà molto più valore rispetto a un stupido selfie, capito? Io per esempio ho notato che alcune fotocamere, la mia per esempio ce l'ha, istintivamente non c'è modo di toglierlo, ecco, ti fanno più bella. Ah, cioè, sì. Quando tu ti fai il selfie ti allargano gli occhi, ti aumentano. Sì, e com'è che è impossibile fare una brutta foto? Com'è impossibile fare una foto sfocata, e scuro, invece... chiara? Perché fa tutto lui e quindi sistema perfettamente. In realtà l'artista già idealizza già il quadro, certo. Già, quindi diventa ancora più photoshoppato. Sì, del selfie ha più vantaggio in realtà, quindi cioè, dovete sfruttare ragazze questa cosa, se volete... Piuttosto di fare i selfie dovete ordinare un quadro da un artista che ti fa un quadro bellissimo. Che arriva nella lista, se volete, di artisti che sono in grado, compresa lei, di fare un'opera del genere. Io ho un bellissimo quadro mio, un mio ritratto fatto da Eva, bellissimo, quindi insomma. E non ti riconoscerà. No, sono più bello, infatti più bello appunto del quadro che dal vivo, quindi insomma. Ma ti ho fatto un ritratto, ti ricordi? Sì, col caffè. Quello fatto con caffè e cioccolato, sì. No, infatti, bellissimo. Cioè, sono più bello nel quadro rispetto ma alla non realtà, è vero, quindi, ma insomma, non è vero, no. Ha fatto veramente molto bello. Bello. Fabio, sei sempre bello. Grazie mille, Eva. Sempre gentile, per che se poi non la invito, se non mi dice che sono bello. Quante opere vedremo questa sera? 19. Ce ne sono 19, da quelle proprio più, diciamo, inizialmente pubblicate su Instagram, a quelle alla penultima. È un po' anche un'evoluzione, cioè io stessa mi rendo conto ogni volta che poi riprendo in mano i colori, il pennello, che più si va avanti, più si dipinge e più in realtà la manualità migliora, più si conoscono. È un po' un viaggio alla scoperta, la conoscenza sia poi della pittura di per sé, ma poi anche proprio di se stessi. Per me è un po' come guardare in un cielo interiore e riuscire a metterlo fuori. Ecco, insomma. Dicevi appunto opere, le primissime pubblicate su Instagram. Quanto tempo fa hai iniziato tu? Io ho sempre un po' disegnato, certo. Per conto mio, ecco, diciamo, sempre molto tenuto per me, nascosto quasi. E poi invece non saprei bene neanche dire che cos'è che mi abbia proprio a un certo punto spinto a dire, boh,
adesso è ora di... E quando hai pubblicato il primo quadro su Instagram? Ma penso una 3-4 mesi fa, forse no, di più. Mezz'anno, un anno? Più o meno sì, 6 mesi. Sì. Cosa succede? Come avviene? Cioè, tu avevi già dipinto tanto, dicevi, avevi già fatto... A un certo punto... È il momento di pubblicare. Esci dal tuo guscio, esci dalla tua zona di comfort, perché... dici, la pubblico e potrebbe succedere di tutto a quel punto. Perché sì, perché in realtà io a un certo punto sono arrivata alla consapevolezza che... l'autoreferenzialità va bene fino a un certo punto, ma poi è necessario aprirsi anche agli altri, cioè finché tu non mostri agli altri non è giusto, non è giusto tenere tutto esatto. per te, bisogna sempre condividere emozioni, esatto. e colori, creazioni, perché magari qualcuno ti dice caspita, ma quelle cose che fai, cioè non devi tenere nascosto, ma assolutamente devi mostrare, perché la gente apprezza e cioè, sì. vuole comprare, vuole mettere nella loro casa, è sempre bello condividere le cose belle. Riesci anche a influenzare la vita degli altri in maniera positiva, molto probabilmente, certo, con un tuo certo, racconto. Certo, certo. Ricordiamocelo bene, questa sera 19 le opere, mi hai detto a che ora, Eva? Alle 19. Alle 19 presso lo spazio Ars, stasera, via Privata Bernabovis Conti 13. Vabbè, non ti chiedo quale delle opere sei più legata, perché ovviamente tutte quante sono sì. importanti. Infatti. Cosa però hai capito del tuo fare queste opere, nel senso che insomma dicevi sono un po' di anni ormai che, sì. che dipingi, quindi immagino sia stata un'evoluzione sì. sia tecnica che proprio anche sì. intellettuale, diciamo, all'interno dei quadri. Che cosa ti ha colpito di questa crescita? Beh, il fatto che comunque adesso io riesca a mettere sul dipinto e allo stesso tempo anche a riassorbire dal dipinto ciò che io vedo, e poi appunto è proprio un'indagine interiore, fare conoscenza interiore ma anche esteriore, fare conoscenza anche col proprio corpo. Socrate diceva ai giovinetti di guardarsi spesso allo specchio, perché era importante, cosa che secondo me oggi, no, non in senso appunto semplicemente edonistico, ecco, non già, ok, adesso mi guardo allo specchio perché sono vanitosa. No, anzi, sembrerebbe quasi che in fondo si guardi sempre meno allo specchio, nonostante ci si faccia sempre molto più selfie. Sì. Invece di tu appunto il selfie tradisce, sì. il selfie sì. frega, il selfie al filtro. E poi non c'è nulla di, no. nel senso, sì, non c'è nulla di male, ecco, ad avere... a vedersi magari in certi momenti. Io per esempio una cosa che mi è capitato, no? Magari sono passata davanti allo specchio un giorno e mi sono detto, mamma mia, oggi non mi si può guardare. Poi ho preso la tela e mi sono dipinta. E porca miseria, è venuto bello. Cioè, e ho detto, beh, però forse allora non ero così male. Ecco, questo aspetto qui è una cosa che secondo me è importante, perché oggi appunto tutto deve quasi risultare sempre perfetto, sempre in tiro, sempre tutto giusto, le proporzioni tutte perfette, però... nessuno è perfetto, e il bello è proprio anche alle volte nel particolare, cioè nel fatto che magari c'è quel punto, quel sì, particolare sì, certo. che normalmente non è considerabile come, ecco, perfettamente giusto, ma di per sé nell'insieme crea una sfumatura, una tridimensionalità che funziona, cioè... Ma è molto interessante questo discorso della tridimensionalità, perché in alcuni dei tuoi quadri che ho visto proprio si percepisce, cioè sembra quasi di vedere questo corpo fuoriuscire direttamente dalla tela. Quando ti trovi appunto a creare le tue opere? In realtà è qualcosa che io sento, cioè quando è il momento prendo la tela, la sistemo. E di solito appunto di mattina, poi dipende anche, mi serve la luce, però quindi al mattino quando c'è più che altro luce sì, naturale, mm-hmm. e poi però mi è capitato anche di notte a un certo punto, cioè se quando mi coglie l'ispirazione io vado, ecco, certo, insomma, certo, non, sì. Eva, quanto ti ha colpito di qua di Daniela e come l'hai scoperta, dove l'hai trovata? Sempre sui social. Sempre sui social, ormai sempre quella. Sui social, sì, sì, sì. E guarda, forse è stata una bella coincidenza anche con la mia mostra personale, dove ho esposto un po' di i selfie, mezzo nudi. Poi tu conosci bene i miei colori, che uso tanto i colori accesi.
E quindi tutti e due mi hanno colpiti, tutte e due le cose, no? E no, ho detto no, questo artista bisogna lanciare, bisogna dargli uno spunto per andare avanti. Quindi no, è stata una scelta molto pensata bene. E quindi questa sera alle ore 19, giusto? 19, Allora, sì. vediamo la locandina del vernissage di questa sera. Eccola qui, vai, Eva, raccontacela tu. Allora, la mostra di Daniela Balzaretti. La prima mostra personale assolutamente da non perdere, che si intitola Piena di Grazie, dove vediamo un po' di corpi nudi, ma non solo, perché abbiamo anche i quadri un po' scuri, da dove mi aveva accennato Daniela, ha partito proprio, è partita un po' da grigi, dai colori grigi, neri. E poi si esplosa con i colori più accesi, più vivaci, che è una cosa comunque che bisogna considerare, che poi ci raccontava che dipinge direttamente sulla tela nera, sulla tela scura, dove fa accendere i colori, è una cosa molto interessante. Daniela, cioè tu prima fai tutta Io la tela prima faccio nera tutta la tela e poi? completamente nera e poi figuro nella mia mente quello che voglio dipingere e poi vado, prendo i colori e vado, finché poi appunto spesso vado finché non trovo quello che poi mi soddisfa, non esce esattamente ciò che Che ho in cerchi, mente, sì, che che hai dentro. sento. Sì. Alcuni quadri li hai fatti invece apposta proprio per questa mostra, credo, no? Cioè sono alcuni Sì, quadri ci ultimi sono appena ultimi fatti. lavori. In realtà sì, io l'ho fatti. Io dipingo soprattutto per me stessa. Questo è importante, sì. Cioè, anzi, io fondamentalmente, e poi è anche un po' il motivo per cui penso a un certo punto io sia riuscita poi anche a metterli fuori, no? A metterli al pubblico. Perché quando a un certo punto riesci a vedere quello che c'è per te, poi puoi permetterti di aprirti agli altri, ecco. Quindi ho dipinto quello che mi viene sempre, quello che mi viene in mente io lo dipingo, ciò che sento lo Nella metto tela. nella tela, sì. Ma le tele più grandi avevi fatto perché in generale sono le tele abbastanza Sì, piccole. sono Secondo me devi tele mediane, partire sì, un un po' più, po'. ancora più in Sì, grande. sì, sì. Adesso infatti mi attrezzerò anche per questo, perché adesso appunto all'inizio ero partita proprio con tele piccoline. Sì, Cioè, ci sta. dovuta allo spazio oppure Dovuto da una roba... parte allo spazio, perché comunque appunto dipingendo a casa, effettivamente poi nella mia cameretta, perché cioè poi le tenevo lì nella camera Sì. Vabbè, e quindi insomma... un metro per un metro comunque non è una misura, diciamo, grandissima, ma ci può stare nella stanza anche piccola. E poi sì, appunto, e poi mi sono anche un po', cioè all'inizio, essendo magari i primi Sì, passi effettivi, un no, va po'... bene, sì. E poi piano piano adesso mi sono spostata quelle medie e poi piano piano ne ho dipinto, ce n'è uno che è grande, un pochino più Sì. grande rispetto agli altri e poi piano piano mi sposterò Sì. anch'io verso quelli un po' più Guarda, anche Fabio ha grandi. iniziato a Hai visto? dipingere. Sono venute anche Ti delle sei cose. ispirato. Ispiravo i Vabbè, nel quadri. frattempo facciamo la mostra Madonna. personale di Fabio Beh, io Ranfi. sull'agenda qui ne ho di disegnini se volete. Perfetto. Vai, Vedi, anche lui ha da iniziato dalla misura poter piccola, esporre. Sì, quindi poi cioè 2 per ho 2 cambiato opere d'arte sulla mia centimetri. agenda mentre prendo appunti durante le interviste, salgono fuori sempre dei quadri. Non si sa mai, non si Infatti, sa insomma, mai. insomma, no, ma c'è già chi l'ha fatto, credo che insomma, c'è già chi mi ha preceduto in opere del genere. Siamo quasi in chiusura, però ricordiamo Perfetto. bene allora, gli orari, le coordinate. Questa sera dalle 19 vi aspettiamo per l'apertura della mostra personale di Daniela Balzaretti, Piena di Grazia, che presentiamo insieme con Fabio Ranfi e parliamo delle opere di Daniela insieme con l'artista. Quindi vi consiglio assolutamente di fare un salto qua nello spazio Ars, via Private Bernabò Visconti 13.
19 le opere esposte alle 19, alle 19 di tutta insomma, la tua carriera, che insomma diciamo per anni è rimasta chiusa, sì, proprio nella tua cameretta, ma abbiamo scoperto che non era un modo di dire in reale. No, e invece adesso com'è stata l'emozione della prima volta quando hai chiuso di prima a vedere le tue opere? Mio papà, le mie amiche, la mia analista. C'è sempre una lista di mezzo, sempre così. Sono i primi curatori d'arte, sono loro. Sì. E tra l'altro lei mi ha sostenuto tantissimo. Ci ha detto: ecco. No, dovresti. Dico che è terapeutico. Sì, lo è, assolutamente. È incredibilmente terapeutico. Secondo me, tutti quanti dovrebbero provare a esprimere così le proprie emozioni. Dai, ti regalo la tela per compleanno. Va bene, ok, potrei provare. Ma io sai che ho fatto un'opera d'arte qui in studio, prima o poi la faremo vedere agli amici a casa. Le linee della metropolitana sul muro. Ah, sì, sì, è vero. Abbiamo creato insieme quasi. Abbiamo creato insieme, infatti. Prima o poi vi faremo vedere questa grandissima opera d'arte che abbiamo sul muro del nostro studio, dietro la telecamera da cui mi vedete. Daniela, allora, quindi stasera appunto emozioni a mille? A mille mila, cioè, è stato incredibile, ancora è incredibile. Ci saranno le tue amiche, la tua lista? Sì, la lista no, perché non poteva venire, però sì, le amiche ci saranno e sono molto emozionata. Anche è emozionante anche il fatto di per sé di lasciare andare, no? Il pensiero di poter lasciare andare e te, il fatto che comunque fossero. Eh sì, a questo punto poi basta, non sono più tu in un certo senso. Cioè, a quel punto poi sì. Vanno in mano ad altri, vanno in mano certo. Alla Eva Amos di turno, sì, che mette in piedi la mostra, in mano al profilo Instagram di quello che passa, metterà la foto e dirà va che bello o va che brutto. Sì, poi, certo. Anche questo è positivo. Perché cioè, anche le persone perfette non possono piacere a tutti. Ma quindi infatti, tu dicevi, è fondamentale, infatti. Questo è un bene per te, cioè per tutti noi. Infatti per me è stato proprio anche questo pensiero, in realtà non mi ha mai fermato. Io devo dire che... fin da che ero abbastanza piccolina, perché mi ricordo che io appunto c'è un episodio quando ero all'asilo e ci fecero che settimana scorsa sì praticamente dire, sì beh dai, l'altro giorno ne avevo 5 quindi sì più o meno la settimana scorsa e io andavo dalle suore e ci lessero appunto del diluvio universale per spiegarci, no, l'importanza della colomba, simbolo di pace eccetera. E poi ci portarono e ci chiesero di, probabilmente, non so, forse eravamo vicino a qualche festività, però non saprei, ci chiesero di dipingere qualcosa della storia che ci aveva particolarmente colpito. Io scelsi il diluvio universale, mi ci stava tantissimo, mi piaceva tantissimo, proprio era una roba, quindi c'era il corvo che purtroppo insomma, faceva la brutta fine che doveva fare, e mi ricordo che la suora si avvicinò e mi disse ma come mai non c'è il sole, come mai... E io disse, ma suora, è diluvio, cioè nel senso non c'è il sole, c'è magari dietro, però capisce che... E sì. Si scommosse incredibile, rimase proprio, cercò anche proprio di dipingerci sopra il sole. Io ricordo che poi, io poi andai dritta per la mia senso, poi non ci feci più tanto caso, però mi ricordo che poi quando arrivò mia mamma a prendermi, lei proprio, poverina, disse, no, assolutamente Sofia non sa dipingere, assolutamente no. E mia mamma ci rimase male perché certo, ovviamente... Ci credo. Cioè, e io veramente ad oggi penso che... sia stata una delle mie prime fan quella suora, perché in realtà il fatto di riuscire a colpirla, cioè sì, per me non è tanto quando, non lo so, è acclamato da tutti, ecco, non, un dipinto deve, secondo me, qualcosa che ti colpisce, qualcosa che ti prende, anche se ti certo, tira fuori un'emozione colpita da mettersi lei a mettersi su a fare il sole, insomma, cioè, diciamo che evidentemente la mia colpita è come sì, effettivamente certo. E quindi questa cosa qui, anche se appunto non c'è qualcosa che non piace, va bene lo stesso. Certo. Io ho dei dipinti che sono molto scuri, qualche mia amica, per esempio, ce n'è uno, una mia amica ogni volta che lo vede si turba tantissimo, no, brutto, brutto, eppure io so che, cioè, ha fatto un buon lavoro, vuol dire che c'è, cioè, qualcosa sì, dentro di te ha risuonato. Si susciti le emozioni sì, della gente, allora è fondamentale sì, questo. Ha funzionato, sì. Perfetto, allora, Daniela, grazie mille di aver stato grazie con noi, voi. Eva, grazie mille grazie anche a te, noi ci vediamo quindi questa sera alle ore 19 presso lo spazio Art Space, via privata per la Bovesco di 13 al Panico Working,
bellissimo vernissage, l'ennesima apertura di una mostra curata da Eva Amos. Vediamo l'ultima volta la locandina, che la qui, Daniela Balzaretti, piena di grazia, questa sera alle ore 19 presso spazio Ars Art Space, via privata della Boisconti 13, zona San Siro. Io davvero vi ringrazio tantissimo, complimenti Daniela per le tue opere, ci vediamo questa sera alla presentazione. Grazie. Eva, grazie mille come sempre di portarci qui dei grandi e bravissimi artisti, io sono sempre grazie contento te, di dare spazio alle tue attività e ci vedremo presto, tanto so che stai già lavorando su altre mostre, anche in giro per la città, negli altri spazi, quindi insomma ci sentiremo, grazie mille davvero entrambe. Grazie, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento con Milano All News e Good Morning Milano torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta. Per raccontarvi Milano, città metropolitana, i suoi protagonisti e le sue storie. Grazie mille, arrivederci, a presto.